Oggi una tematica che vede tanti relatori prestigiosi come anche lei per discutere di un tema tanto caro alla città di Catania, ma non solo, si guarda al futuro, ma con quali prospettive? Ma io direi che le prospettive sono sicuramente buone, non voglio dire ottime per prudenza, ma direi buone, e riguardano la possibilità di sviluppare il porto di Catania dandogli una specializzazione concreta e quindi evitando che diventi un po' un groviglio di funzioni disordinate, alcune delle quali hanno un interesse concreto e una prospettiva realistica, altre invece magari servono solo a coprire dei vuoti. E allo stesso tempo mi sembra il momento buono per fare finalmente pace con la città e trovare, come dire, una linea d'ordine sulla base della quale costruire il rapporto porto-città per il futuro. Abbiamo avuto già, devo dire la verità, con il neo sindaco degli incontri e mi sembra che insomma da parte sua e da parte mia ci sia la massima volontà per trovare il filo conduttore del rapporto per il futuro.